Buon dì e benvenuti ad un nuovo video. Oggi ci troviamo per le mani un dispenser automatico per sapone. Ormai li stanno svendendo a prezzi praticamente ridicoli, in quanti ne sono stati fabbricati a miliardi durante il periodo di Covid. E perché lo sto aprendo? Semplicemente perché ha smesso di funzionare dopo neanche un giorno di utilizzo. Premetto che ho già tentato una riparazione al volo. Una volta aperto, possiamo accorgerci di miriade di errori di progettazione in qualcosa come 5 cm di spazio. Prima di tutto non c'è isolamento nelle parti elettriche, o meglio, non è presente un film isolante waterproof che evita l'ossidazione dei componenti elettronici ed elettrici. In secondo luogo, hanno posizionato la giunzione del beccuccio finale proprio sopra la scheda IR, ed infatti il problema è proprio questo. In primis, scolleghiamo tutto quanto per lavorare in modo più libero e consono. Ed anche qua vediamo la qualità dei componenti usati. Un miracolo che non mi rimanga in mano qualcosa. Come potete vedere, ho già tentato di chiudere la perdita con della colla a caldo, ma a quanto pare ci deve essere un'altra rottura nel cilindro. Premetto che il mongolo che ha montato il beccuccio aveva sbagliato l'ordine dei componenti e probabilmente nel tentare di forzare la giunzione dei pezzi ha rotto il cilindro esterno di plastica, e da qua infatti si vede la schiuma che esce. Si vede palesemente che altro liquido si è andato a riposizionare proprio sopra la scheda IR, che tra l'altro si era ossidata e si erano staccati due fili che ho dovuto risaldare. A quanto pare si è infilato ancora del liquido sotto la colla a caldo che ho posizionato e ha riossidato i componenti, ha riossidato tutte le saldature. Quindi adesso non faccio altro che ripulire tutto, asciugare e con il saldatore ridare una punta di saldatura per cercare di restaurare il collegamento elettrico. Intanto che aspetto che la colla a caldo si scaldi, do un'occhiata anche alla scheda di controllo, in cui è tra l'altro inserita proprio anche il processore che fa partire tutto quanto. Ecco, perché già vedo che c'è del liquido sopra e c'è dello sporco, quindi sicuramente dentro si è riempito di schiuma e ha toccato pure la scheda di controllo. Ok, fortuna vuole che sulla scheda di controllo non ci sono danni evidenti di possibili infiltrazioni d'acqua che hanno ossidato componenti, bla bla bla, quindi niente, posso rimontare la scheda e basta. Ok, adesso ricolleghiamo tutti quanti i connettori e facciamo una prova al volo per vedere se ci sono altre perdite. E infatti, come da previsione, visto che era uscito di nuovo del liquido, ci sono delle altre perdite sul cilindro. E niente, adesso lo puliamo dalla vecchia colla e rimettiamo la colla nuova, così almeno siamo sicuri che non ci saranno in futuro altre perdite. O almeno così spero. (Musica)
la guarnizione artificiale un po' alla do it yourself l'abbiamo fatta e speriamo tenga. Adesso rimontiamo tutto quanto, lascio il coperchio aperto e facciamo una prova per vedere se ci sono altre perdite, e spero vivamente di no. E sfiga vuole che ovviamente, nonostante la riparazione nuova, continui a perdere il cilindro. Quindi rismontiamo tutto, rimettiamo un altro po' di colla e vediamo un attimino dov'è che perde. Ci sbatto su 2 kg di colla caldo e boh, speriamo poi vada tutto a posto. Pare che sia tutto a posto, per cui rimontiamo tutto quanto, chiudiamo lo sportellino e lo proveremo poi in bagno.